Vediamo adesso l'elenco delle fonti del diritto, quindi come si chiamano nominativamente. Nel nostro ordinamento, in cima alla gerarchia delle fonti del diritto, e quindi a cascata tutte le fonti del diritto inferiore dovranno mai contraddire la Costituzione, c'è cioè appunto la Costituzione, che è la legge fondamentale di qualsiasi Stato di diritto moderno. Poi abbiamo i trattati, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea, perché il nostro Stato fa parte della Unione Europea e quindi vanno rispettate anche quelle. Poi sotto abbiamo la legge ordinaria dello Stato, quindi la legge che fa la Camera e il Senato. Poi abbiamo gli atti aventi forza di legge, quelli del governo. E quali sono gli atti aventi forza di legge? Sono i decreti legge, quelli che il governo emana anche oggi stesso e che durano 60 giorni e entro questi 60 giorni devono essere convertiti in legge a pena di decadenza. Questo ovviamente perché il governo è il potere esecutivo e non deve assolutamente fare le leggi, ma in circostanze eccezionali può emanare questi decreti legge che poi il Parlamento potrà approvare o meno. E poi il governo può fare anche decreti legislativi delegati, cioè il Parlamento con una legge delega fissa dei principi generali e il Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano e che è l'unico titolare della funzione legislativa, appunto autorizza il governo a emanare delle norme in una determinata materia, ma dopo avergli fissato dei paletti, qui dopo aver fissato il campo al di fuori dal quale il governo non può uscire quando andrà a disciplinare questa materia. Poi ci sono le leggi regionali, le regioni hanno tutta una serie di competenze, prima fra tutte quelle in materia sanitaria. Ci sono i regolamenti dei comuni e delle province, ci sono poi anche nel diritto, come fonti gli usi e le consuetudini. Cos'è la consuetudine? La consuetudine è un qualcosa, è un comportamento che comunemente viene tenuto dalla stragrande maggioranza della popolazione nel convincimento di adempiere ad una norma giuridica, cioè si fa in quel modo non perché c'è una norma giuridica scritta che stabilisca che in quel caso si debba agire in quel modo, ma semplicemente perché c'è un generale convincimento che facendo in quel modo si agisca in maniera giusta. Ovviamente anche questa potrà essere fatta valere come fonte di diritto davanti a un giudice.